Ciao a tutti amici del Preneste Studios e ben trovati qui per un nuovo video insieme, oppure bentornati se è la prima volta che bazzicate da questi lidi. Eccoci qua amici per una nuova puntata dedicata al Festival di Sanremo. Innanzitutto mi scuso tantissimo per il fatto che ieri sera non siamo riusciti ad andare in diretta, ovviamente io sto registrando questa notte ma voi lo vedrete domani mattina con molta calma e con la vostra ovviamente buonissima colazione già pronta nelle tazze e soprattutto sulle vostre tavole. Io invece starò probabilmente dormendo, ma detto questo vi interessa poco quello che farò io di conseguenza domani, però purtroppo come sapete la vita è piena di imprevisti e questa sera lavorando insomma ho visto il festival che comunque l'abbiamo messo di sottofondo qui all'interno del mio locale. Purtroppo non sono riuscito a fare la diretta perché tra una cosa e l'altra, poi imprevisti, cose, come detto, l'appuntamento qui serale con gli amici dell'Energon Club è finito intorno alle 2:30, 2:40, per cui insomma far partire una diretta già abbastanza tardi dopo la fine del festival, questa sera insomma sarebbe stata ancora più tardi perché alla fine avremmo fatto la live un'ora dopo, onestamente ho pensato che forse non era il caso e quindi ho preferito rimandare proprio per voi questa sera, insomma ecco, registrerò questo video e voi lo vedrete domani mattina caricato. Detto questo, oggi era la serata delle cover ragazzi, una serata veramente scoppiettante, tante belle cover, devo dire la verità sono rimasto molto sorpreso, specie da alcuni, ed altri più o meno mi hanno fatto un po' il caldo nel freddo. Come dicevo, c'era la mitica cover dell'italiano di Toto Cotugno cantata da Gali e quindi era bello anche sapere che cosa ne pensa il nostro caro Andrea del Canno TV, per cui vedremo qui nei commenti. Ma cominciamo per ordine. Abbiamo avuto un'esibizione, la prima esibizione era quella di San Giovanni, e purtroppo quella l'ho persa e non ho fatto in tempo, purtroppo mi scuso, per cui non so se è andata bene o che cosa abbia cantato, perché quello proprio l'ho perso, mi dispiace, quindi non so che cosa dire al riguardo. E poi però ho visto praticamente la cover di Annalisa che ha cantato Sweet Dreams insieme alla rappresentante di lista, un altro gruppo veramente forte, soprattutto sono veramente bravi, hanno fatto tante belle cose anche nei festival passati, tante canzoni che sono rimaste comunque orecchiabili, per cui hanno fatto un'ottima interpretazione, mi è piaciuta molto. Diciamo che Annalisa, secondo me, grazie anche a questa interpretazione ha un piede nel podio, almeno questo secondo me sì, diciamo ecco, non garantisco più la vittoria dopo anche i risultati di questa sera, ma poi ne andremo a parlare e credo che comunque il podio ce l'ha sicuramente garantito. Poi dopo abbiamo avuto Rose Villain più Gianna Nannini, e io ho dato un 6,5, le canzoni sono quelle della Nannini, però le interpretate bene anche da Rose Villain, ho sentito anche discreti applausi per quanto riguarda il pubblico in sala. Poi abbiamo avuto Gazzelle che si unisce a Fulminacci che cantano Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Allora, il brano in sé per sé non è uno dei miei preferiti di Antonello Venditti, anche perché di Venditti di canzoni preferite ne ho veramente molto poche, però ecco, devo dire che l'interpretazione è stata buona. Gazzelle sta facendo un buon festival senza dare troppo nell'occhio nel suo pieno stile indie, però un 6 glielo do. Nonostante abbia ottenuto molti applausi, non mi ha fatto proprio impazzire questa interpretazione, onestamente. Subito dopo abbiamo avuto i The Colors con Umberto Tozzi e hanno fatto un bel medley di canzoni, delle canzoni più famose di Umberto Tozzi, grandissimo interprete, anche questo, la musica italiana, che viene molto spesso sottovalutato. E io ho deciso di dargli 7 più, mi sono piaciuti molto, i The Colors sono un gruppo che comunque dà allegria, cerca di essere abbastanza pimpante e di aiutare comunque anche lo scorrimento proprio del festival, mettendo diverse energie in più. Spero che nella classifica totale di domani, perché anche questa sera
è stata fatta la classifica parziale solo dei primi 5 posti. Spero che alla fine i The Colors riescano a piazzarsi bene, insomma. Dopo questo abbiamo avuto un altro bellissimo duetto con Sogna Ragazzo Sogna, Roberto Vecchioni e Alfa. Alfa si presenta secondo me molto bene a questa esibizione, fanno veramente una scena, diciamo, musicale abbastanza toccante durante questo live. Mi sono piaciuti insieme, per cui anche a loro ho dato un bel 7,5. Poi è il momento della quarta co-conduttrice del festival. Ah, sì, no, scusate, sarebbe la terza, ok? La terza, la co-conduttrice, insomma, del festival, che è praticamente Lorella Cuccarini. Per cui, insomma, arriva la Cuccarini, fa il suo solito spettacolo e devo dire che è comunque un personaggio che risulta molto simpatico, anche secondo me esperto sia esperta, scusate, di musica, allo stesso momento vabbè, ovviamente di danza e tante altre cose, poi sa stare sul palcoscenico, per cui anche questa secondo me è stata un'ottima scelta. Dopo la Cuccarini arrivano i Bunker 44 con Pino Danjò con Che Idea, brano per l'appunto di Pino Danjò, reso anche celebre dai Famino Mafia in una loro versione molto particolare. Un brano simpatico, leggero, come insomma è poi il gruppo Bunker 44. Gli ho dato un 6,5 perché è stata una cosa molto simpatica, però diciamo nulla più. Poi abbiamo avuto Irama e Cocciante. Allora io ripeto, ragazzi, per me Irama è un grandissimo talento, Cocciante non ne parliamo. Il problema è che però io Irama quando canta non lo capisco e mi sembra proprio troppo forzato. Mi sembra veramente tanto tanto forzato e quindi non riesco a, diciamo, a farmi apprezzare tanto, però comunque interpretazione che viene tenuta in piedi da Cocciante, per cui anche a loro gli ho dato un 6,5, insomma, però il gran merito è di Cocciante. Poi abbiamo avuto un mix simpatico, la Mannoia con Gabbani, che hanno fatto un medley dei loro successi, insomma, più importanti. Allora ho dato un bel 7 perché ho visto una simpatica alchimia e soprattutto un'ottima versione di entrambi sulle canzoni dell'altro. Dopo questo abbiamo avuto i Santi Francesi con Skin. Allora, questo gruppo lì per lì io non gli davo una lira e la loro canzone fondamentalmente non è perfetta per il festival, però essendo degli esordienti totali venendo dal Sanremo Giovani, secondo me hanno fatto un'ottima interpretazione e stanno facendo, come dicevo nei video precedenti, un ottimo percorso di crescita. Questo duetto con Skin l'ho apprezzato tantissimo nella celebre Alleluia, l'ho apprezzato tantissimo, è stato veramente uno dei momenti forse più toccanti della serata e gli ho dato un bel 7 più. Dopo i Santi Francesi abbiamo avuto i Ricchi e Poveri che hanno fatto un duetto con Paolo e Chiara. C'è proprio un'operazione nostalgia devastante tra gli anni 70 e 80 diciamo, ecco, dei Ricchi e Poveri e poi gli anni 90 e 2000 Go-Go con Paolo e Chiara. Anche qui evento molto bello, secondo me una bella accoppiata di questi due duetti ormai, diciamo così. E che hanno fatto proprio venire quell'effetto di meno 2/3 generazioni di uno stra nostalgico, quindi 7 per la simpatia. Poi abbiamo avuto come ospite Pecco Bagnaia, che secondo me è stato chiamato in sostituzione di Sinner, ecco, diciamo così, secondo me è stato chiamato al posto di quello perché a livello sportivo, tranne la sciatrice, non avevamo granché, perché poi c'era Ibra la prima sera, però non è che ha fatto granché, non è manco salito un altro po' sul palco, ha detto due cose, mentre almeno Bagnaia ha fatto qualcosa in più, se proprio vogliamo dire così. Poi è arrivato il momento di Gali, che ha fatto un mix suo di canzoni, anche altre cose, più ha messo l'italiano di Toto Cutugno. Io l'ho trovato pesante, l'ho trovato pesante, l'interpretazione almeno dei suoi brani, che poi voglio dire, la serata delle cover, coverizzi i tuoi brani mischiandoli con altri, ma onestamente non ha molto senso, cioè non ha senso cantare secondo me i propri brani, non ha proprio senso.
L'interpretazione all'italiano direi di lasciar stare perché voglio lasciar commentare il nostro amico Andrea, che lui saprà sicuramente commentare e argomentare meglio di me. Quindi non l'ho apprezzato tantissimo, gli ho dato 6 meno. Onestamente l'ho trovato abbastanza lagnoso. Poi abbiamo avuto il duetto tra Clara e Ivana Spagna. Ivana Spagna, artista che io apprezzo tantissimo, ha una bellissima voce. E ci ha fatto tornare un po' indietro nel tempo questo duetto, perché insieme hanno cantato Il cerchio della vita, per l'appunto di Ivana Spagna. E Clara ha fatto un'ottima interpretazione e secondo me sta crescendo tantissimo. Con questa interpretazione la farà crescere tantissimo in classifica, secondo me, nella classifica finale che andremo a vedere poi domani. Era partita un po' in sordina, ma alla fine sta arrivando, secondo me, a un buon piazzamento, essendo anche la prima partecipazione comunque a un festival importante come quello di Sanremo. Il voto gli ho dato 8. Poi è arrivato il momento della Bertè più Venerus. Allora, in questo momento con Ragazzo mio, canzone molto bella per carità, però questo duetto è quello che forse mi è piaciuto meno, e mi dispiace perché la Bertè stava ottenendo abbastanza successo, diciamo così. E soprattutto poteva ambire a un piazzamento importante, anche perché no, fra i primi 4 posti, ovviamente non al primo, però tra il terzo e il quarto se la poteva battere, visto che la prima sera è stata prima in classifica e la seconda mi pare quinta, per cui insomma tra un terzo e un quarto posto, se le serate cover potevano portare più frutti, secondo me poteva ambirlo, perché comunque domani recupera quello che ha perso stasera sicuramente, perché il brano c'è, è potente, però si è giocata molto con questa cover che secondo me non è stata ai suoi livelli, poteva fare molto meglio. Gli ho dato un 6 più, ma onestamente mi aspettavo di più nella serata cover. Poi al momento tanto discusso della serata, ovvero il momento di Joliet con ospiti Gigi D'Alessio, Gué Pequeno e Luchè, dove hanno cantato dei medley, delle canzoni per l'appunto di Luchè, Gigi D'Alessio, scusate, e Gué Pequeno. Onestamente, la prima, quella di Gué, era molto bella, diciamo così, è venuta anche abbastanza bene, poi piano piano è andato un po' a scendere. Non mi è piaciuta molto l'esibizione, io ho dato un 6, onestamente. Non meritava di più, secondo me. Poi vabbè, abbiamo avuto il momento con Margherita Bui, Elena Sofia Ricci, Marchettao, Meravigliao della Rai, che quello non può mai mancare, ovviamente. E subito dopo ci abbiamo avuto un grande ritorno. Qui mi fermo qualche secondo perché è stato bello rivedere dal vivo anche Gigi D'Agostino. Dopo Giovanni Allevi è bello rivederlo dal vivo dopo tanto tempo, che è comunque tornato a suonare, a fare quello che sa fare meglio ed è un grande nel suo settore, quindi è uno dei migliori DJ che la storia del mondo dance ricordi e ricorderà per sempre. Di conseguenza, quello che a me mi viene da dire è che comunque, insomma, è stato bello rivederlo dopo anni brutti passati con la malattia e speriamo che questa improvvisata, questa comparsata, diciamo così, al Festival di Sanremo possa portare a Gigi D'Agostino comunque tanta tanta fortuna e possa tornare presto a farci proprio impazzire come solo lui sa fare. Dopo questo è il momento di Angelina Mango, la migliore in assoluto questa sera. Penso che nessuno possa dire il contrario, tranne purtroppo i nostri amici napoletani, che sappiamo, insomma, Napoli ho pezze e cuore, come dicono sempre loro, però questa sera meritava molto di più Angelina Mango rispetto ad altri che hanno vinto, ma sappiamo benissimo come funziona il televoto. Purtroppo il 33% è il televoto, per cui la gente vota a simpatia, non vota a bravura. Cioè, se gli piace un cantante, vota e basta. Ok, anche se la canzone fa schifo, però gli piace quel cantante e quello vota. Detto questo, il momento toccante dove Angelina Mango fa un'interpretazione spettacolare della canzone del padre, La Rondine, canzone di per sé sublime che ha reso ancora più bella Angelina Mango, con un'interpretazione molto più lenta, più dolce, allo stesso momento molto più, come possiamo sentire, meno pop, più
sentita, più personale, più recitata anche se vogliamo dire. Se non l'avete visto, vedetelo perché è veramente, secondo me, una dedica d'amore pazzesca al padre. Ovviamente, avendo un talento in casa così grande, un compositore, uno scrittore così bravo come Mango, era giusto che lei facesse un'interpretazione della canzone del padre. Io la trovo veramente una cosa molto più che giusta, nonostante molte persone, come al solito, ci hanno voluto vedere del marcio. Fate voi se avesse potuto scegliere, sicuramente penso che chiunque di noi avrebbe potuto optare per una decisione similare, ok? Io penso che tutti avremmo fatto la stessa cosa, quindi queste polemiche non le capisco. Vabbè, andiamo avanti perché comunque sono quasi le 4 di notte, comincio a essere stanco e poi non vorrei sbagliare né con i voti né con i verbi soprattutto. Dopo questa bellissima interpretazione abbiamo Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso sceglie di fare un medley con i Bunda Bash delle sue canzoni. Anche qui non mi sento di premiare chi canta le sue canzoni perché non è una serata cover, cioè se canti le tue canzoni. Però ovviamente l'interpretazione non possiamo dire che è sbagliata, canti le tue canzoni, per cui il sei politico sei più, diciamo così, perché è una rivisitazione comunque dei tuoi brani, ma glielo diamo comunque, però non di più. Poi abbiamo avuto diciamo, l'eclettico D'Argento Amico che ha voluto omaggiare il grande Morricone, che come possiamo dire cose brutte, questi artisti giovani, questi ragazzi che comunque massimo sono pari età miei o forse più grandi che vogliono celebrare questi grandi artisti, ovviamente li celebrano a modo loro, però è sempre bello. Per cui gli ho dato un buon voto a questa esibizione, anche qui ho dato un bel 7. Come dicevo in anteprima, questa sera le cover erano tutte molto interessanti e soprattutto secondo me anche tutte ben fatte, tranne alcune che non ho apprezzato. Poi abbiamo avuto Mahmood con Com'è profondo il mare, una canzone bellissima e un'interpretazione alla Mahmood, né più né meno. Ha cercato di mettere il suo stile in questo brano veramente bellissimo. Ricordo anche che erano presenti i Tenores di Bitti, che come erano gli artisti con cui collaborava, secondo me anche qua un 6 e mezzo, nulla di più, perché secondo me diciamo che Mahmood quest'anno ha deciso di andare sul classico, di fare le cose piano piano, e infatti non è apparso neanche tra i primi classificati, fra i primi 5. Infatti questa cosa mi ha sorpreso particolarmente, devo dire la sincera verità, mi ha sorpreso molto. Non so che festival di Sanremo abbia preparato questa volta Mahmood, ma aspettavo di più. Detto questo, abbiamo Mr. Rain con i gemelli diversi, incredibile, o quello che resta comunque di gemelli diversi, che hanno riprodotto Mary. Allora, io non mi sento di dare un brutto voto a Mr. Rain perché secondo me è stato un ottimo Sanremo fino ad ora quello che ha fatto e sicuramente porterà anche qui tante, tante buone vendite, tanto buon successo per la sua canzone. Però questo duetto mi è piaciuto leggermente meno, ecco. Gli ho dato 6,5 perché comunque l'affinità con i gemelli diversi l'ho vista, anche per quanto riguarda la finezza della voce ci stava, insomma, erano ben coordinati e secondo me alla fine ci stava, però ribadisco, secondo me è un pezzo da 6,5, un'interpretazione non di più. Ecco. Poi abbiamo avuto Enegramaro con Malika Ayane, la canzone del sole. Allora, premetto che questo non l'ho visto e non l'ho visto, per cui non mi sento di giudicare, però onestamente è un duetto di artisti che proprio non riesco a concepire, per cui non. Li vedo veramente tanto diversi da loro, entrambi sono molto, io parlo ovviamente esternamente al festival, sono artisti che comunque tendono a vocalizzare, a fare tanti gargarismi, come li chiamo io, tanti giochi di voce, ma alla fine la sostanza comunque non arriva mai. Per
cioè non lo so, quindi personalmente Malika Ayane non è un artista che mi fa impazzire, onestamente non, ho sempre preferito altro anche nel panorama italiano, però ripeto, non mi sento di giudicare questa canzone perché non l'ho ascoltata. Andiamo avanti e poi anche qui abbiamo Emma più Bresh. Io Bresh non sapevo chi era, io ho capito, questo si chiamava Acqua Fresh. Ho detto, mamma mia, che è il dentifricio. Però lì per lì ero a lavorare, quindi non ho sentito bene, sentivo un po' quella, diciamo, da lontano, ecco. Però comunque pure qui un'esibizione, niente di più, niente di meno, una festa fra amici dove magari qualcuno beve un po' di più e fa un'esibizione. Io gli ho dato onestamente 6 perché alla fine la serata delle cover è più una festa, però niente di più, niente di meno. Poi dopo ci abbiamo avuto Il volo con Steve Bass e la canzone di Queen, ragazzi, cioè il volo top di gamma, solo perché ha scelto la canzone di Queen già parte avvantaggiato, perché secondo me ha scelto la canzone perfetta. Perché due ne poteva scegliere di Queen, un gruppo che è nato con tre tenori. O quella che hanno scelto, che è praticamente forse l'emblema un po' della storia d'amore del personaggio più famoso, secondo me, interpretato da Christopher Lambert, ovvero Connor McLeod in Highlander, con la sua amata. Ovvero è We Want to Live Forever, insomma, una canzone esemplare con un Freddie Mercury pazzesco alla voce, ma parliamo proprio di altre robe qui, cioè qui dovremmo parlare 7 giorni. La canzone, una è quella e l'altra è The Show Must Go On, a livello proprio vocale interpretativo per un gruppo di tenori, avendo quella anche innuendo ci potrebbe stare come tonalità alti e bassi, baritoni e non solo. Ma detto questo, di quello che penso io fondamentalmente me ne interessa poco, voglio arrivare a parlare di questa cosa. Di questo live abbiamo avuto anche la presenza di Steve Barnes, il chitarrista di Vasco Rossi, che ha dato comunque quel senso più roccheggiante e secondo me ci stava molto bene. Un tributo spettacolare, anche a loro gli do 7. Non era per niente facile perché cantare Freddie Mercury, comunque arrivare a quelle note anche per un tenore non è di certo una passeggiata in montagna, come sappiamo, però comunque ragazzi poi si sono destreggiati bene. Devo dire la verità, a me la maturazione che sta prendendo il volo mi sta piacendo tantissimo. Andiamo avanti e parliamo di Diodato con Jack Savoretti, che ha cantato un pezzo emblematico della storia del mitico De André, Amore che vieni, amore che vai. Mi ha stupito tantissimo, infatti non so, probabilmente cadrà un meteorite sulla mia testa a breve perché sto dicendo delle cose positivissime su Diodato. Mi ha, tra virgolette, preso alla sprovvista perché mi immaginavo, ragazzi, che, diciamo, potesse interpretare un brano di Battiato, perché come l'ho detto io a livello artistico lo vedo molto più vicino a Battiato rispetto che a De André. E invece mi ha fregato totalmente. E ha fatto un brano di De André, Amore che vieni, amore che vai. Ma che cosa vogliamo dire? Sto brano, le parole sono esemplari, accompagnato da questo Jack Savoretti che non conoscevo, hanno fatto un'ottima interpretazione, secondo me sono stati bravi e anche qui ho dato un 7 meno. 7 meno perché insomma, diciamo, rispetto ad altri che hanno interpretato in un modo molto più difficoltoso la canzone, arrivando anche a degli acuti, a delle tonalità importanti. Questa è una canzone che comunque tendeva ad avere un suo filo molto più semplicistico, diciamo così, per cui 7 meno ci può stare, insomma, dai. Qualche piccola cosa che non mi è piaciuta non gli fanno arrivare il 7. Poi arriviamo all'esibizione, secondo me, quella più brutta della serata, ovvero la Sed con Donatella Rettore. Allora, la Rettore sembra proprio fuori luogo, cioè sembra proprio fuori luogo. L'esibizione non mi è piaciuta per niente. Hanno cantato per l'appunto un brano della Rettore, però alla fine la Sed non è neanche malissimo poi come gruppo alternativo, per carità, non è neanche male. L'unica cosa è che loro cantando in tre più lei sono quattro, le quattro voci secondo me non sono state proprio
cioè non andavano bene, cioè si mozzicavano un po' troppo fra di loro, diciamola proprio in un gergo abbastanza basilare, si mozzicavano un po' tra di loro, infatti l'esibizione ne ha risentito. 5 e mezzo e, come detto, forse la peggiore esibizione della serata. Poi abbiamo avuto un bel duetto di Romani, diciamo così, con Il Tre e Fabrizio Moro, con un bel mix di canzoni per l'appunto di quest'ultimo. Fabrizio Moro è un grande artista, partito anche lui da niente, praticamente si è creato un'ottima carriera con brani che hanno colpito, come Pensa, ad esempio, il pubblico, ma poi alla fine, piano piano, ha continuato sempre ad avere un suo stile. Non troppo pop, ma neanche troppo poco commerciale, sia chiaro. Comunque, le sue canzoni hanno sempre un senso molto profondo e sono, secondo me, molto interessanti. Non per niente credo che almeno un paio di volte abbia vinto il premio come miglior testo nelle ultime edizioni che ha partecipato al Festival di Sanremo. Diciamo un po' un habitué di questo premio. Dopo abbiamo avuto Big Mama più Gaia, la Mina, mi ricordo, mi pare, no, del genere, e Sissi, che hanno interpretato Lady Marmalade. E, che vi devo dire? Allora, io questa ragazza, diciamo, l'apprezzo veramente tanto, continuo a apprezzarla e sicuramente dopo il festival comincerò a seguirla, perché credo che Big Mama sia una potenziale bomba a mano, diciamo così. Nel senso che secondo me è pronta ad esplodere veramente tanto, tanto, tanto e ci farà, secondo me, sentire delle cose interessanti. Già il brano in gara non è male, quindi già lei si comporta abbastanza bene con il suo brano inedito, ma poi anche questa collaborazione, diciamo, non con artisti ovviamente di grande calibro, ma comunque è riuscita ad amalgamare un bel gruppetto e creare una bella situazione. Anche lei ci ha messo in mezzo un po' di napoletano, un po' di rap, che tanto ormai più ce ne abbiamo e meglio è, un po' come il cacio e il pepe, più ce ne abbiamo e più siamo contenti, però alla fine l'esibizione è stata molto positiva. Io gli ho dato un 7, mi è piaciuta tanto. Poi abbiamo avuto Marini più Herman Meta con Non mi avete fatto niente, canzone anche questa portata al Festival di Sanremo da Herman Meta per l'appunto, e devo dire che anche questa è un'interpretazione interessante. Manini e Herman Medal mi ricordano un po' l'uno l'altro, diciamo così, nel vederli sentire e cantare mi sembrano molto similari, due artisti abbastanza introversi che portano sul palco le loro emozioni personali attraverso la scrittura. Devo dire che anche Manini, come i santi francesi, stanno piano piano prendendo una propria vita personale, artistica sul palco. Gli ci è voluto 1 o 2 giorni di festival, ma poi piano piano stanno emergendo. Gli ho dato 7. Poi abbiamo avuto Fred De Palma più l'Eiffel 65. Anche qui viaggia insieme a me che ti porterò, capito? Vecchi ricordi ormai. Che dire, anche questa è un'operazione nostalgia del nostro Fred De Palma, in arte Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. E devo dire che comunque, insomma, un'esibizioncina così, ha detto: vabbè, dai, un po' di nostalgia, balliamo un po', diamo un po' di vita al festival, anche perché è la penultima canzone, e poi alla fine è andata così, però niente di più, niente di meno, 6 e mezzo, non di più. Volevo dargli anche 6, però ho detto: vabbè, gli Eiffel 65 mi sono sempre stati simpatici, diamogli quel mezzo voto in più. A chiudere abbiamo praticamente Renga e Neck, anche loro obiettivamente hanno fatto un medley di loro canzoni, dove però hanno cantato uno una canzone dell'altro e poi hanno cantato ognuno una sua canzone. Che dire, onestamente sto medley era un po' così, non aveva molto senso, perché in precedenza, come detto, non è che era proprio, cioè, voglio dire, potevano fare tante altre cose. Invece questo medley, secondo me, è stato un po', ha ridato un po' vita, qualche speranza in più per quanto riguarda un buon piazzamento finale per Renga e Neck, però ecco, secondo me, vi devo dire la verità, cioè, secondo me questa volta rischiano veramente di fare una figuraccia proprio atomica, e forse questa credo che sarà anche l'ultima volta, penso, al Festival di Sanremo, perché
Sembra tutto scritto, credo che la SED sia l'ultimo posto, diciamo così, gli ultimi classificati, penso, e per me se al 30esimo ci stanno loro, al 29esimo c'è Rengen Neck. Mi piange il cuore a dire queste cose, ma purtroppo bisogna essere veritieri. Se riescono ad arrivare più in alto della 25esima posizione, Rengen Neck è un miracolo sportivo, io quindi lo apprezzerei quasi come una vittoria. Detto questo, prima della fine del festival e prima della fine delle, cioè prima delle, diciamo, pubblicazioni della classifica, abbiamo avuto finalmente il momento dei Jalis al Festival di Sanremo. Tornano i Jalis come ospiti al Festival di Sanremo a cantare Fiumi di parole. Finalmente, finalmente, dopo 30 anni che provano a tornare al festival, gli hanno accettato almeno una comparsata. Ringraziamo l'Isola dei Famosi che ha portato in auge la richiesta dei Jalis che sono finalmente tornati al Festival di Sanremo. Vediamo un po' come andrà l'anno prossimo, ripresenteranno una canzone, vediamo se prima o poi li prenderanno. Ma detto questo concludiamo amici del Prenesse Studios con la classifica finale e poi ce ne andiamo a dormire, o meglio voi andrete a lavorare, a fare le cose vostre, personali, a fare colazione. Io sarò in coma praticamente sul letto di casa mia. Detto questo, abbiamo sempre le prime 5 posizioni e al quinto posto troviamo Alfa con Vecchioni, Sogna ragazzo sogna. Ci sta, è giustissimo. Al quarto posto, scusate, abbiamo Gali con il suo medley con l'italiano. Pensate quanto influisce il voto del pubblico da casa, eh? Cioè, il 33% è tanto, eh? Gali al quarto posto, ma vi posso garantire che non è questa la cosa peggiore. Al terzo posto abbiamo Annalisa, la rappresentante di lista, con Sweet Dreams degli Euro. Oddio, mi ricordo sempre gli Eurorhythmic, una cosa del genere, non mi ricordo mai come si chiamano, una cosa del genere, è un nome particolare. A me quando ci stanno le T di mezzo, le R, è un po' un casino. Comunque, Sweet Dreams, ok? Al terzo posto, ormai Annalisa è abituata al terzo posto, sta sempre lì. Per cui ricordatevi, al Festival di Sanremo non vince mai quella che è prima classificata, tranne rare occasioni, come l'anno scorso Marco Mengoni, ma Mengoni gareggiava da solo lo scorso anno, eh? Invece quest'anno diciamo che è un po' così, però Annalisa al terzo posto ci sta e come dicevo in anteprima, secondo me Annalisa, questa è la posizione che prenderà terza, massimo seconda, proprio se vogliamo andare a vedere. Al secondo posto invece abbiamo Angelina Mango. Questo ovviamente è stato uno dei momenti, penso, più belli della serata. Infatti è stato anche uno dei momenti più fischiati perché quello che è avvenuto dopo, onestamente, un altro po' ne hanno tirato di tutto. Infatti, secondo me, dovevano tirargli proprio gli spartiti, le scarpe, tutto quanto, perché la serata delle cover, vincendo anche un premio, l'ha vinta Joliet che ha cantato con Guè, Luchè e soprattutto Gigi D'Alessio. Ecco, questo è il risultato comunque di dare il voto al pubblico. Purtroppo ogni tanto ci sono questi verdetti, secondo me, un pochino imparziali e soprattutto non giusti, e alla fine è successo quello che è l'inevitabile. Onestamente, non premiare Angelina Mango dopo un'interpretazione del genere è veramente cioè, proprio un insulto proprio vergognoso, al limite proprio della vergogna. Io spero semplicemente che, diciamo, che il festival abbia voluto fare un po' così, come per dire, vabbè, premiamo un po' tutti e via. Cioè, magari ecco, stasera hanno premiato Joliet e domani faranno vincere Angelina Mango. Perché se lo merita, cioè se lo merita, un'interpretazione del genere non poteva non vincere. Cioè io non riesco a capire, secondo posto, cioè non è proprio, non stiamo proprio nel cielo e in terra, per cui vedete quello che dovete fare domani, perché onestamente, con tutto il bene che si può volere, sapete che io ho tanti amici un po' in tutta Italia, però ragazzi, obiettivamente, cioè questa sera siate d'accordo, hanno vinto praticamente Luchè e tutta quella compagnia lì, Joliet, Guè Pequeno, che è un grande artista che rispetto, e Gigi D'Alessio, per il semplice fatto che comunque sappiamo che Napoli è una città che comunque è calorosa, per cui i suoi figli li tratta sempre bene.
Magicamente a Napoli quest'anno sono tutti i fan del Festival di Sanremo e ovviamente non solo i napoletani, ma anche tutti gli altri amanti di Joliet sparsi per l'Italia hanno votato semplicemente per la sua presenza. Però ecco, la canzone può essere anche bella, ma ragazzi, addirittura a vincere il Festival, ma speriamo proprio di no, onestamente parlando, capito? Addirittura vincere il Festival mi sembra un po' troppo. Io però, ripeto, io però, se dovesse vincere Joliet, io vi avevo avvertito, andate a rivedere il mio video di lunedì, io vi avevo avvertito, Joliet, Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso, io avevo detto uno di questi quattro, su 30, mo diceva, beh, su 4 siamo bravi tutti, ma 4 su 30 non è facile, attenzione, io questo l'avevo detto, e avevo detto anche che c'era una possibile sorpresa. E forse questa possibile sorpresa potrebbe essere addirittura la Bertè, molto distante, ma potrebbe anche essere la Bertè. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani, o meglio, per voi è già oggi, ma per me è domani sera, e speriamo di riuscire a fare la live. E niente, mo mi voglio un attimo organizzare per capire anche com'è possibile farla, perché vorrei farla proprio durante il festival, la live, vederlo insieme. L'unica cosa è che ho paura che poi mi censurano il video perché ci sono ovviamente musica e contenuti di proprietà della Rai, che per carità di Dio, chi li vuole sentire? Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi le vostre esibizioni che vi siano piaciute e quelle che non vi sono piaciute, fatemi sapere tutto quanto, scrivete 14.000 commenti, non mi interessa, risponderò a tutti. Ragazzi, è sempre un piacere, ciao a tutti, 40 minuti alle 4 e mezza di notte, io me ne vado. Ciao, poi ditemi che non vi voglio bene, eh? Ciao!